Sinner vince il torneo di Rotterdam, un Sinner che diventa uno degli 8 giocatori che è riuscito a vincere un torneo subito dopo la vittoria di uno Slam, e questo è un'altra fonte di orgoglio per quello che sta facendo il nostro Jannik. Una partita sicuramente difficile, quella con De Minaur. Sicuramente De Minaur non è stato l'avversario delle ultime partite, è sicuramente un avversario che è sempre stato un crocevia dei momenti più importanti e decisivi dell'ultimo periodo per quanto riguarda la carriera di Jannik. Una partita che nel primo set ha visto un break, un contro break e incredibilmente un terzo break da parte di Sinner, che l'ha portato poi su 6-5 per chiudere 7-5, quindi un primo set in grande difficoltà dove poi ci sono stati tre break consecutivi che hanno deciso il set. Nel secondo set invece sicuramente un De Minaur che ha battuto molto molto bene, battute comunque sempre sopra i 200 all'ora, ha lavorato molto bene col dritto. Dopodiché finalmente Sinner ha capito che poteva lavorare di più sul rovescio, ha iniziato a essere più concreto, ha velocizzato il gioco, ha tenuto lontano dal campo De Minaur battendolo poi 6-4, quindi 7-5-6-4, una vittoria assolutamente incredibile e con grande orgoglio l'umiltà di Sinner che da oggi è il numero 3 al mondo e che dice 3 è solo un numero, rimane umile, non si monta la testa e questo secondo me lo porterà molto lontano. Complimenti al nostro Jannik e complimenti sicuramente a De Minaur dove finalmente è riuscito a tenere testa all'Alto Tesino. L'ennesima vittoria per il tennis italiano, tra la quale volevo dire anche Vavassori e Bolelli che vincono la finale di doppio nell'ATP di Buenos Aires, dopo aver perso, ecco, gli Australian Open, la finale, sono riusciti comunque ad arrivare in finale anche a Buenos Aires, a vincere questa finale e con orgoglio a tenere per l'ennesima volta in alto la bandiera italiana in questo sport che ci sta regalando grandi soddisfazioni sia nel singolare sia nel doppio.